4 chilometri alla conclusione, soltanto 50 corridori in testa. Diciamo subito che una caduta che si è verificata al 25esimo chilometro più o meno dall'arrivo ha provocato una netta spaccatura in gruppo. Ci sono stati i ritiri di Danielson, di Puls e del nostro Vigano. Sono rimasti attardati tra gli altri Frank Schleck, Esiedal e Scarponi. In pratica Nibali con Basso è riuscito a mantenere la testa della corsa e quindi a evitare la caduta. Al comando adesso ci sono, ma questione di istanti, Malacarne, Zabriskie, Zangl e Kron. Saranno ripresi il margine di vantaggio del gruppo maglia gialla, del gruppo dei migliori rispetto agli inseguitori, chiamiamolo gruppo Frank Schleck, è di 2 minuti il tutto a 3 chilometri dalla conclusione. Seguiamo in diretta lo scatto disperato di Zabriskie, proprio lui all'attacco, diciamo proprio lui perché sarebbe coinvolto in una sorta di procedimento a carico di Lance Armstrong nel ruolo di testimone dell'accusa. L'agenzia antidoping americana in pratica si sarebbe avvalsa anche della testimonianza proprio di Zabriskie. Adesso andiamo in cronaca, sicuramente uno sprint molto ma molto incerto. C'è Sagan, c'è anche Petacchi nelle prime posizioni del gruppo, Petacchi che dovrà cercare di sfruttare le ruote dei migliori. 1,5 chilometri alla conclusione, c'è anche Greipel, vincitore di 2 tappe. Greipel che però oggi è caduto 2 volte, anche lui incerottato, quindi fortunato e bravo soprattutto nelle ultime 2 tappe, e invece diciamo un Greipel costretto appunto anche lui oggi a mettere il piede a terra e a ricorrere alle cure del medico. E oggi è una tappa importante, le cadute hanno fatto più differenza rispetto che le montagne o le discese. Sempre il treno della Lotto, Sagan in buona posizione, leggermente arretrato c'è Petacchi, si voltano i compagni di Greipel nel tentativo appunto di lasciare al velocista tedesco la posizione migliore. C'è Sagan intorno alla sesta e poi più indietro, 500 metri alla conclusione, anche Petacchi che ha il compito di recuperare qualcosa, non è forse lo spezzino nella situazione di corsa migliore. Adesso viene lanciato lo sprint con Greipel che prova a partire sulla sede sinistra stradale, ecco anche Sagan, ma ancora una volta Greipel ci prova, il suo spunto veloce non è tale, Petacchi un pochino incastrato e poi Sagan prova ad uscire, ecco Sagan, è un testa a testa con Greipel ed è Sagan che va a vincere ancora lui. Terza tappa, qui è sbocciato un campione. Sagan ha vinto anche a mezzo. Sagan ha vinto con una freddezza impressionante, come se di anni ne avesse 32, non 22, perché è riuscito a prendere la ruota dell'uomo che credevamo più veloce. Sagan, in tutto ciò, Sagan non è uno sprinter puro, ecco, è bene che la cornice del quadro sia precisata. Qui ha battuto Greipel e terzo dovrebbe essere Goss, questo a occhio, perché in effetti arrivano a una velocità spropositata. E adesso, a proposito di arrivi, ci sono 2 corridori della Cofidis staccati. Per ciò che riguarda appunto le prime posizioni, diamo sicuramente il successo a Sagan nettissimo, sicuramente anche il secondo posto a Greipel, terzo Matthew Goss, non è importante perché non ci sono abbuoni al tour e quindi ovviamente la posizione vale per quel che vale. E soprattutto adesso seguiamo anche l'arrivo del gruppetto di Frank Schleck per valutare naturalmente quello che è l'entità del ritardo. Insomma, per ciò che riguarda Scarponi, che non era accreditato di un successo finale, comunque lo vediamo particolarmente attivo nel tentativo appunto di limitare i danni. Alla fine l'orgoglio viene fuori. 2:08, questo è il margine di vantaggio del gruppo che per questioni di classifica abbiamo riferito a Frank Schleck, ma Scarponi è stato particolarmente attivo. Sagan che ha vinto davanti a Greipel, terzo proprio Goss, quarto Van Hummel, poi Aedo, Anderson, settimo Petacchi, ottimo Luca Paul, ottavo Lotto, ottimo Luca Paulini, nono Impey e decimo Lancaster.